Benvenuti anche questa settimana alle news dalla Camera di Commercio. Passato il successo, perché indubbiamente lo è stato, di Agrivarese, con le decine di migliaia di persone che hanno affollato il centro cittadino per la grande festa dell'agricoltura del nostro territorio domenica scorsa, lo sguardo dell'ente di Piazza Montegrappa è già rivolto all'immediato futuro. In particolare a favore degli artigiani del nostro territorio è aperto il bando per i contributi alla partecipazione della più importante manifestazione del settore. Stiamo parlando naturalmente dell'Artigiano in Fiera, che quest'anno si terrà dal 5 al 13 dicembre, come di consueto, nei padiglioni di Fiera Milano a Rho Pero. Camera di Commercio mette a disposizione delle risorse per aiutare le nostre imprese a essere ancora una volta, come da qualche anno a questa parte, protagoniste all'interno dell'Artigiano in Fiera. I contributi sotto forma di voucher vanno ad un massimo di 2.000, vanno fino a un massimo di 2.000 euro per il 50% dei costi relativi alla quota di iscrizione, ma anche all'acquisto del plateatico al metro quadrato, insomma a tutto ciò che serve alle nostre imprese per essere presenti con i loro prodotti di qualità all'interno dell'Artigiano in Fiera. Informazioni, notizie per accedere a questo contributo sul sito dell'ente camerale, indirizzo web www.va.cam.com. Allo stesso indirizzo anche informazioni su un progetto per favorire l'internazionalizzazione delle nostre imprese. E il progetto è quello che dà la possibilità di avere un esperto temporaneamente che affianchi in modo gratuito la propria azienda nel percorso di sviluppo all'estero. L'obiettivo è di aiutare ad avviarsi ai nuovi mercati le piccole e medie imprese del nostro territorio. Come dicevamo in precedenza, tutte le informazioni sul sito della Camera di Commercio. Vi ripeto l'indirizzo www.va.cam.com.it. È tutto anche per questa settimana. Grazie per l'attenzione.